Buongiorno e benvenuti a tutti. La regina Elisabetta I è una delle regine più famose di tutta la storia. Ma cosa sai davvero su di lei? Ecco 10 cose che ignoravi riguardo Elisabetta I. Non doveva essere regina. Il padre di Elisabetta I era il re infame Enrico VIII. Per quelli che lo ignorano, il re Enrico VIII aveva molte mogli e amanti, cosa che seminò la confusione intorno alla persona che sarebbe andata sul trono quando sarebbe venuta la sua ora. Tuttavia, alla fine, aveva avuto un figlio, Edward, che allora aveva soltanto 10 anni quando è diventato re. Morì velocemente per la febbre, il che lasciò il ruolo di regina alla prima figlia, Maria, figlia della prima moglie di Enrico, Caterina d'Aragona. Tuttavia, egli aveva nominato sua cugina Lady Jane Grey come successore. Maria la Cattolica non rispose favorevolmente a ciò e contestò la nomina di Lady Jane per prendere il trono lei stessa, ma nemmeno questo durò a lungo perché morì per l'influenza 5 anni dopo la sua ascesa al trono. I protestanti d'Inghilterra la odiavano e siccome non aveva eredi e non aveva nominato successori, Elisabetta sarebbe finalmente diventata la sovrana d'Inghilterra, del Galles e dell'Irlanda. Bisogna sottolineare che prima di salire al trono, Elisabetta I non era nei ranghi migliori. Infatti i partigiani di allora, della regina Maria, pensavano che Elisabetta e i suoi partigiani facessero parte di una sommossa contro Maria di nome Ribellione di Wyatt. Elisabetta era stata sospettata di essere una cospiratrice di questa sommossa, ma per mancanza di prove era stata assolta. Prima di essere coronata, la donna è stata prigioniera politica della sua sorellastra e quasi condannata a morte. Aveva i suoi difetti. La regina Elisabetta viene considerata come una delle più grandi regine d'Inghilterra, del Galles e dell'Irlanda che la storia abbia mai conosciuto. Ha regnato per 44 anni, dimostrando non soltanto di aver vissuto a lungo, ma anche il fatto di non essere stata deposta né destituita. Era estremamente potente e a differenza di suo padre, dei suoi fratellastri e sorellastre, veniva considerata come una dirigente molto corretta durante tutta la sua vita. Era imparziale e desiderava preservare la purezza e la sicurezza del paese, al pari del suo status di vergine famosa. Per esempio, non amava la persecuzione religiosa e voleva porre fine alla guerra civile religiosa che sembrava aver invaso l'Inghilterra all'epoca di suo padre, poi in quella di Maria. Era prudente negli affari militari ed esteri e non voleva mai la guerra, ma quando ci si impegnava apertamente, vinceva. Tuttavia, Elisabetta resta comunque umana ed è lontana dalla perfezione. Era famosa per le sue decisioni affrettate prese all'ultimissimo minuto, le quali mettevano a rischio la pianificazione ed erano considerate come un segno di debolezza. Sebbene era veloce a far tacere i detrattori o a farsi valere presso le persone che mettevano in discussione la sua capacità, era un po' oziosa, amava i complimenti, non esitava a passare al setaccio qualsiasi ritratto di lei in modo da assicurarsi che non mostrasse alcun difetto. I membri della sua corte e molti estranei sapevano che amava i complimenti, sai come funziona. I complimenti ti porteranno ovunque. Ammirava sua madre in segreto. Elisabetta era figlia della seconda moglie di Enrico, Anna Bolena, che prima di diventare la moglie del re era la sua amante e il popolo inglese non era entusiasta della loro relazione, visto che in quel momento il re era sposato con Caterina, che mandò in convento. Diventando regina, molti hanno notato che Elisabetta non parlava molto di sua madre decapitata, invece continuava soltanto ad elogiare suo padre. Ciò ha portato molta gente a credere che fosse orgogliosa solo di suo padre e avesse vergogna di sua madre. La verità è un'altra, visto che la regina era intelligente, aveva capito che il popolo non amava sua madre a causa della sua relazione con suo padre. Così Elisabetta sapeva che, se la elogiava apertamente, ciò avrebbe aperto la porta alle critiche. Allora decise di farlo discretamente, onorando la sua memoria. Per esempio, quando posava per un ritratto prima di diventare regina, sfoggiava un ciondolo indossato da sua madre. Dopodiché, quando è diventata regina, ha onorato la famiglia di sua madre, promuovendoli in varie mansioni all'interno della corte e come segno di adorazione indossava appunto un ciondolo intorno al collo che conteneva una foto di sua madre. Era vergine per un motivo.
Nei tempi antichi dei re e delle regine, i monarchi dovevano sposarsi per mettere al sicuro la dinastia e garantire un vero rito di successione, il che era quasi sempre un problema in quel periodo, ma con la regina Elisabetta I le cose sono cambiate. Che sia stata influenzata dalle azioni di suo padre o dalla volontà di non cedere il potere a un uomo, la regina vergine non si è mai sposata e non ha mai avuto figli. Ecco perché il suo soprannome fa riferimento alla sua purezza e al suo amore verso il suo paese. Si sono persino formati dei culti a causa del suo status di regina vergine, al punto che alcuni veneravano Elisabetta come se fosse una figura sacra. Però qual era il vero motivo per cui non si è mai sposata e non ha avuto figli? Ci sono state molte speculazioni su questo argomento e numerosi pretendenti hanno provato a sedurla. Una regina sola è molto desiderata. Uno dei motivi principali documentati di questa astinenza è il suo amore per l'Inghilterra. Il Parlamento ha provato a farla sposare e lei ha risposto senza giri di parole: sono già legata a un marito, il regno d'Inghilterra. Un altro grande motivo era collegato all'aspetto politico delle cose. Elisabetta pensava che se avesse sposato un monarca di un altro regno o paese, ciò avrebbe potuto incidere negativamente sull'Inghilterra, che provava a proteggere. Ci sono molte altre teorie riguardo il motivo per cui è rimasta vergine, compresa una teoria sorprendente che dichiara che in realtà fosse un uomo. Ovviamente un matrimonio avrebbe complicato ciò. Aveva bisogno di ore per prepararsi. La regina Elisabetta adorava il suo aspetto, come lo testimonia il suo modo di vestirsi e il cercare di essere bella sui ritratti, ma quando per lei si trattava di prepararsi la mattina o prima di andare a dormire, ciò impiegava molto tempo. In quel periodo una regina era obbligata ad organizzare alcune cerimonie e doveva essere elegantissima prima di apparire in pubblico. Alla fine del suo regno era talmente ossessionata dal proprio aspetto che le sue damigelle impiegavano ore per prepararla, regolarle le sue parrucche per nascondere i suoi capelli grigi e metterle numerosi strati di trucco per provare a darle un aspetto giovane. Tuttavia, tutti i prodotti e le polveri che componevano il suo trucco erano davvero tossici e danneggiavano la sua pelle, ma rifiutava di usarne altri perché pensava davvero che funzionassero. Chi avrebbe osato dirle l'opposto? E per quel che riguarda i suoi vestiti leggendari, possedeva talmente tanti abiti che avrebbe potuto vestire una città intera. I suoi abiti venivano fabbricati con tanti di quegli strati dei materiali più costosi. Solo contando il numero di guanti, a quanto pare, ne aveva circa 2000 paia. La regina Elisabetta amava lo zucchero molto. Questo può sembrare strano nel mondo in cui viviamo ora, ma allora lo zucchero era un bene che solo i ricchi, come la regina d'Inghilterra, potevano permettersi di pagare. Elisabetta era famosa in alcuni ambienti per il suo debole per lo zucchero. Non si accontentava di amare i dolci, ma metteva letteralmente zucchero in più o meno su tutto ciò che mangiava o beveva. Aggiungeva zucchero nelle sue insalate, nel suo vino e si lavava persino i denti con il miele, un'idea spaventosa per molti dentisti. Il suo amore per i dolci si è ritorto contro di lei perché i suoi denti sono finiti per marcire, cadere o dover essere tolti. Con tutti i suoi denti mancanti, allora faceva tutto il possibile per conservare la sua immagine, mettendosi degli stracci in bocca per farla sembrare più piena. Inoltre, a quanto pare, il suo alito era ripugnante. L'ultima dei Tudor. L'inconveniente maggiore nel non avere figli né mariti fu quello che la regina Elisabetta I era proprio l'ultima rappresentante della sua dinastia, i Tudor. La dinastia è iniziata con il re Enrico VIII nel 1485 e quando la regina Elisabetta morì nel 1603, tutta la sua discendenza familiare si concluse. Almeno si può dire che Elisabetta ha posto fine alla dinastia Tudor su una nota positiva, con il suo regno popolare e coronato dal successo. È morta triste. Ai tempi di Elisabetta la medicina non poteva fare grandi cose e le persone morivano per qualsiasi tipo di malattia e ovviamente i re e le regine non venivano risparmiati. Per Elisabetta viene detto che la sua morte è stata più emotiva perché nel corso degli ultimi anni ha perso numerosi amici, membri della famiglia e consiglieri con i quali intratteneva stretti legami. Nel 1602 si osservò che dopo la morte di molti amici Elisabetta si ritrovò in una grave depressione che la lasciò in uno stato deplorevole. Dopo
dopo aver perso un'altra amica nel 1603, Catherine Carey, nipote di sua cugina, si ammalò di influenza, ma non era soltanto una malattia fisica, anche la sua tristezza e la sua depressione prendevano il sopravvento. Rimaneva seduta su un cuscino per ore senza muovere un muscolo e tutti i tentativi per rimetterla in piedi fallivano. A volte non dormiva nemmeno, nonostante le raccomandazioni dei suoi consiglieri. Alla fine morì all'alba del 24 marzo 1603. Ne sai di più riguardo la Regina Vergine grazie a questo video? Quale di questi fatti ti ha stupito di più? Diccelo nei commenti. A presto!